Eccoci al nostro secondo appuntamento per imparare a usare i beccucci. Oggi useremo il 18, il 47 per fare il canestro e il 22 per fare altri bordi. Abbiamo riempito la nostra sacca poche, facciamo passare e iniziamo con il numero 18 per fare alcuni decori. Questi li troviamo, sono molto eleganti. Noi li facciamo per adesso qua, ma li faremo poi in verticale sui bordi. Per adesso impariamo a farli qua. Si deve tenere angolata la sacca poche, prima centrale, poi angolata verso destra, angolata verso sinistra. Un altro bordo e usiamo i fogli che avevo detto, poi vi farò stampare le guide. Inseriamo un foglio. Qui possiamo cambiare tutte le volte che vogliamo. E ci esercitiamo con questo. Facciamo questo. Sempre col numero 18. Giriamo sempre la sacca poche. Possiamo farlo anche semplice. Questi che sono delle linee guida per distanziare il disegno. Un altro bordo che mi piace fare è questo. Errore che se non avete le linee guida all'inizio potrebbe essere questo. Di andare su e giù. Con le linee guida impareremo ad avere una mano un po' più dritta. Servono a questi fogli stampati con le righe. Allora faremo un giro, due giri e giù, dall'altra parte due giri e su, dall'altra parte due giri e giù, dall'altra parte due giri e su, due giri e giù, due giri e su. Potete utilizzare la riga che ho stampato io più larga oppure utilizzare questa più stretta. Guida. E questo è il tuo bordo carino. Altri esercizi da fare sono prendendo questi più grandi, partendo da così, sono questo. Questo è un altro esercizio da fare sia per la mano sia perché è anche carino da fare nelle torte. Spostiamo un attimino questo. E questo è un bordo carino da fare in verticale per riempire il bordo, che di solito non sa come lo faccio stavolta. E poi andiamo al centro.
per chiudere sopra e sotto faremo questo. Praticamente è tipo un canestro. Il beccuccio numero 47 per fare il canestro ha un lato con le righe, l'altro lato liscio. Poi faccio vedere un paio di modi per fare il canestro. La distanza deve essere quanto il beccuccio, per cui non va allargate molto. Questo è il canestro semplice. Possiamo fare, usiamo uno rotondo, mettiamo il numero 7. Vi faccio vedere quanti tipi si possono fare di canestri. E questo è un altro tipo, oppure potete usare quella stella. Usiamo il 17 che è un po' più piccino. Oppure potete utilizzare lo stesso beccuccio 47, visto che ha un lato rigato e un lato liscio. Potete utilizzare la parte liscia per fare le verticali e la parte rigata per le orizzontali. A voi la scelta. Mettiamo il 22. E facciamo la treccia. La treccia utilizziamo questo, il foglio guida. Destra, sinistra. Destra, sinistra, destra, sinistra. Rifacciamolo. Utilizziamo il foglio guida e la terza riga.
veniamo giù, destra in qua, angolata, angolata destra, angolata sinistra, angolata destra, angolata sinistra, e così via. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!